Siamo nel presidente Vilella, insomma, è arrivato questo titolo, mancava da troppo tempo un titolo alla Romula, l'avete riconquistato forse nel modo più bello. Beh, in realtà mancava 2 anni, invece il titolo juniores, avendo fatto pochi campionati per i regionali, perché la nostra società c'ha 100 anni, ha fatto sempre per tanti anni Serie D, quindi abbiamo degli juniores semi pro, comunque un titolo regionale juniores ci mancava, siamo contenti perché ci avevamo puntato dall'inizio dell'anno. Quindi siamo orgogliosi di quello che hanno fatto i ragazzi, un gran campionato e delle grandissime finali. Adesso non finisce qui perché vi andrà a giocare ora il titolo nazionale, quindi ancora emozioni che potrebbero arrivare da questi ragazzi, un gruppo al quale magari bisogna fare anche tantissimi complimenti. Assolutamente, i complimenti ai ragazzi sono dovuti, hanno fatto una grande stagione, adesso vediamo con le finali nazionali, ripeto, per noi è la prima volta. Proveremo a mettercela tutta, come ho detto prima, siamo l'unica società delle 6 finaliste senza una prima squadra, andremo a giocare quindi senza fuori quota, credo che questo valga tanto di più e quindi siamo contenti e orgogliosi. Presidente, poi anche una parola magari per il mister, che è stato autore davvero di una stagione esaltante con i suoi ragazzi, ha creato una macchina da guerra, una macchina da gol, e grazie anche a lui, insomma, già lo scorso anno col titolo di juniores erano andati vicini all'impresa proprio contro la Vigor Perconti, oggi la rivincita in finale, quindi insomma anche per il mister Feroce 2 parole sono doverose. Direi di sì, Fabrizio ha fatto bene negli anni passati, l'anno scorso siamo arrivati in semifinale, abbiamo perso in casa della Perconti. L'obiettivo di quest'anno era chiaramente fare le finali e provare a fare meglio dell'anno scorso. Direi che già col raggiungimento della finalissima abbiamo fatto meglio. Poi oggi siamo venuti a giocare alla pari e devo dire che il risultato è assolutamente meritato. Fabrizio, oltre che un gran tecnico, è sicuramente una persona di valore, di spessore ed è una persona da Romulea. Quindi siamo orgogliosi di avere una persona come lui, un tecnico come lui tra le nostre fila. Obiettivi prossimi nel futuro, sia prossimo che magari anche un pochino più là nei prossimi anni? Ma a me viene un po' da ridere quando mi fanno questa domanda. La Romula esiste dal 1921, sono 100 anni quasi che competiamo sempre, quindi programmi, obiettivi non ce ne sono, ci stiamo, competiamo e penso che il nome è una garanzia, siamo conosciuti in tutta Roma, in tutto il Lazio, in tutta Italia, penso che basta solo questo. Perfetto Presidente, allora grandissimi complimenti ancora, in bocca al lupo per le finali nazionali. Crepi, grazie, buon lavoro, ciao.